Taglio del nastro al Criscuoli Frieri di Sant'Angelo dei Lombardi per il reparto di cardiologia. 6 posti letto monitorati e collegati alla centralina che tiene sotto controllo i singoli pazienti. Un risultato importante per l'ASL che così migliora l'offerta sanitaria sul territorio e va ad alleggerire il peso sulle strutture più grandi, in primis il Moscati del capoluogo. L'apertura del reparto era attesa da tempo, ma solo di recente si è riusciti a risolvere i problemi relativi al reperimento del personale. L'inaugurazione rappresenta anche di fatto l'ultimo atto della manager Maria Morgante, che a partire da agosto andrà a dirigere il San Pio di Benevento. Al suo posto, alla guida dell'ASL di Avellino, arriverà Mario Ferrante. Un risultato non importante, più che importante, perché noi era da un po' di tempo che avevamo già disponibile questo reparto per poterlo far partire, ma come voi sapete le difficoltà sono legate sempre al personale, in particolare al personale medico. Finalmente oggi siamo riusciti a superare questa difficoltà e quindi con grande soddisfazione dico che finalmente abbiamo dato a questa realtà un nuovo servizio, quindi una cardiologia con 6 posti letto, e quindi diciamo che non è poco per quelle che sono le difficoltà che abbiamo incontrato. Quindi sono sicuro che si continuerà verso questa direzione, si cercherà ancora di più di potenziare questa realtà, di cui è una realtà che ha bisogno di essere aiutata. Speriamo che troveremo sempre la disponibilità in nuovi medici che vogliono sfidare appunto questa realtà, vogliono investire in questa realtà. Sono sicura che man mano che insomma si andrà avanti i risultati saranno sempre migliori, ma oggi posso dire con soddisfazione che questa realtà, che è appunto la cardiologia, siamo riusciti a metterla in piedi. E quindi il nuovo responsabile appunto del reparto, che è il dottore Macina, sono sicura che darà il massimo per rendere appunto questo servizio sempre più efficiente per una realtà di cui ha bisogno. Il reparto di cardiologia avrà 6 posti letto tutti quanti monitorati, collegati alla centralina da cui il personale infermieristico potrà tenere sempre sotto controllo il singolo paziente. Ovviamente non pensiamo di aver aperto un centro trapianti di cuore né un centro di emodinamica, parliamo della cardiologia di un piccolo ospedale che però rimanendo aperta H24, cioè le 24 ore al giorno, consentirà di dare risposte ai cittadini a una ampia quantità di problematiche cardiologiche che oggi magari saremmo costretti a trasferire o che si porterebbero direttamente magari ad Avellino andando a intasare quel pronto soccorso, e che invece oggi potranno avere qui una risposta, noi speriamo sempre, di qualità ed efficace. L'idea che i piccoli ospedali non siano necessari è un'idea che va assolutamente, come devo dire, cancellata. Un territorio come questo, ampio, disperso, con una bassa densità di popolazione, ha bisogno assolutamente di un riferimento ospedaliero. E io faccio sempre lo stesso esempio. Immaginate che i 12.000 accessi in pronto soccorso del nostro ospedale dovessero andare a intasare ulteriormente il pronto soccorso di Avellino. Sarebbe una tragedia. Un risultato molto importante sono i segnali che arrivano dalla strategia nazionale delle aree interne, che è stata varata fra il 2014 e il 2020. Questo era un progetto che era stato finanziato da Ministero del Sud e Regione Campania con i fondi europei 2014-2020. Queste attività proseguiranno nel prossimo sessennio, cioè 2021-2027, con una implementazione delle risorse che riguarderanno complessivamente la sanità, l'istruzione, il trasporto pubblico locale, ma anche i progetti di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale e soprattutto progetti di sviluppo locale, cioè che sono quelli che consentono ai giovani di rimanere su questo territorio.